giocando stamattina. Alissa! Ciao! Che stai facendo? Cantando. Vedo, vedo, vedo. Senti, sono qui perché ti devo dire una cosa. Ti ricordi la scimmietta Fingerlings? Sì. Dove l'hai messa? Dov'è? Prendila un attimo. Perché ho una sorpresa oggi io per la scimmietta Fingerlings. Cosa? Qui dentro c'è una sorpresina. Per la scimmietta c'è un amico o un'amica. Lo vogliamo scoprire? Sì. Dai, vai un po' ad aprire. Ride? Sì, ride. Ehi, scimmietta, sei contenta che oggi ci sarà un amichetto per te? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è, Alissa? Unicorno mamma. Come? Non lo so se è mamma, però mi sembra proprio un unicorno. Sì, infatti. Guarda, oddio, che è tutto agitato anche lui. Ma pure il corno, vedi? Sì, aspetta, fammelo vedere bene bene. Stai calmo, adesso l'apriamo. Non vede l'ora di giocarci. Sì. Guarda, è proprio una Fingerlings, ma ha l'aspetto di un unicorno. Come si chiama? Leggiamo un attimo il nome. Si chiama Alika. Credo che faccia le stesse cose delle Fingerlings scimmiette, però questo è unicorno. Mi piace un sacco. Lo vogliamo aprire? Sì. Oh, guarda l'arcobaleno. No, guarda anche la coda tutta arcobaleno. Oddio, questa te la rubo subito, secondo me. No, è mia, è mia. Va bene, allora io me ne prenderò una tutta mia, tanto ci sono di vari colori. Ah, ecco, adesso... No, ancora. Ancora. Ok, tiriamola fuori. Eccola! È nata Lika! La Fingerlings è troppo bella. Voglio sentire. Basta, c'è accesa! Sì? Ma dov'è? Dov'è quell'altro? Eccolo qui. Facciamogli conoscere. Ciao! Come ti chiami? Alika. Piacere, io sono Finn. Ma tu hai già scoperto tutte le cose che sai fare? Ancora no. Ancora no? Alissa, adesso ti faccio vedere come si fa a fargli fare le puzzette. Gli metti una mano intorno alla testa così. Hai sentito? Vediamo. Prova lui. Lui, io mi ricordo che lo facevamo addormentare così, guarda. Guarda, guarda, guarda. L'ho fatto addormentare. Oddio, si è svegliato. Comunque noi sappiamo fare tante altre cose. Mandiamo bacini, fischiamo. Sì, però tu sai volare. Volare? Io sì. Cosa? Oh, è incredibile. Ma come fai? Poi guardate che si possono aggrappare con le loro zampine e così lei lo può far volare! E non si staccano, eh! Dai, staccati, staccati! Guarda che presa! Staccati! No, niente, non molla! Non si stacca! Niente, ormai sono collegati. E ti faccio vedere dove potremmo vivere. Sali a bordo. Ti ci porto io. Pronta? Oh, aiuto, aspetta, scusa. Oh, aspetta. Oh, via. Eccoci arrivati. Guarda un po' che bella questa casa. È perfetta per noi due. Che ne dici, ti piace? Beh, c'è pure la carrozza. E wow, bella, c'è pure una fontana. Sì, e guarda, è perfetta perché io mi ci posso anche arrampicare e mi posso appendere. Oh, che bello. E tu invece puoi volare sul tetto. È vero. La vuoi vedere dentro? Sì. Aiutami ad aprire. Prendila lì. Oh, ok. Oddio.
E poi guarda qui. Apriamo. Io di qua. Guarda, wow. C'è tutto, possiamo viverci. Qui c'è il soggiorno con il caminetto. Qui c'è la sala da pranzo, la cucina. Qui possiamo guardare la TV, il bagno. E poi qui ci veniamo a riposare. Se uno si vuole lavare un altro po' le zampette, lo può fare prima di andare a letto con le zampette pulite. Oh. Che ne dici? Sì, dai. Guarda come ride Finn. Tu puoi anche dormire lì se vuoi. Sì. Oppure ci dormo io. Allora, cosa ne dici? Ti piace la cameretta di Elissa? Sì. Sei felice di essere arrivata? Sì. Anch'io sono felice. Ci divertiremo un sacco. E poi con le nostre zampine noi ci possiamo aggrappare alle cose. Più che altro volare. Vabbè, tu puoi anche volare, non è giusto. Fammi vedere se anche tu ti sai aggrappare come me, così. Sì che mi sa aggrappare benissimo. È vero! Allora siamo proprio due fingerlings! Yuhu! Dai, andiamo a giocare adesso. Ci riesci? Vieni! Sì. Oh, staccati, staccati! Ma hai delle zampe fortissime! Infatti. E poi hai visto questa fontana? Quando uno sete viene qui e beve. Senti, ma tu ce l'hai un fidanzato? Che vergogna, vergogna. No. Che vergogna. Nemmeno io ho una fidanzata. Comunque sei molto simpatica, lo sai? Sì. Ma è successo veramente? Sì. Che vergogna, che vergogna, che vergogna, che vergogna. Ne vedremo delle belle con questi due. Ho imparato a volare. One little monkey jumping on the bed. Ehi, ma che ti stai addormentando? No. Sei pronta? Sì. E via! Guarda, sei arrivata a casa. Vabbè, Alissa, ti piace allora questa fingerlings unicorno? Mi piace troppo. È bella, poi te la puoi appendere dove vuoi, sì, te la porti in giro. Ha la boccuccia aperta. Sì. A me però piace anche il nostro caro vecchio Finn. È sempre carino, vero? Ma vecchio. Ma no, vabbè. È per dire che ce l'avevamo già. Finalmente a un'amichetta possono giocarci e anche noi ci possiamo giocare. Sì. Troppo carini. Troppo carini. Sono carinissimi, infatti. Chi li ha inventati è un genio, perché ha creato degli animaletti troppo dolci e irresistibili. Vero. Mi piace. Ci voglio dormire tutta la notte. Oh, ti sei un amore mio. Vabbè, allora ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. E noi adesso andiamo a giocare con le fingerlings. Ciao ciao.